Ciao Erika, volevo raccontarti un'altra mia esperienza. Per molti anni la spesa la facevo insieme a mio marito e questo voleva dire, come dice lui, fare scorta di tutte le cose in offerta, di ogni tipo. Ma poi bisognava anche fare la spesa settimanale per mangiare. Erika mia, eravamo sempre sotto a fine mese. Dopo molti anni ho deciso di gestire solo io i soldi. Ho cominciato a fare la spesa tutti i giorni, solo quello che ci serviva, e mi davo anche un budget, e non ridere, 20-25 euro al massimo. Adesso, ogni mese, riesco a mettere via sempre qualcosa, che poi, con queste bollette che arrivano, se non ci fossero quelli. C'è da dire che io non pago l'affitto, ma ho comunque sia le tasse della casa. Vedrai, il metodo che stai utilizzando, come quello che faccio io, ti darà molte soddisfazioni e risparmierai molto. Fammi sapere. Cara Erika, noi siamo 5 persone in famiglia e in fine settimana ci sono i vari fidanzati e fidanzate per pranzo, cena e colazione. Quando si hanno ventenni intorno, ti giuro, mangiano come cavallette. Io non spreco mai nemmeno una fetta di pane, ma oggi mi è arrivata da pagare la Tari. Sono 670 euro. Come si fa ad andare avanti? Care ragazze, e definiamoci ragazze, anche se la nostra media, quella più alta, va dai 55 ai 70. E siamo un piccolo gruppo, ormai. Tutti gli altri 16.000 giovani hanno deciso di non guardare più video, ma fanno bene, perché video di una volta della Erika spensierata, più bambina, più non lo so, non ci sono più. Indipendentemente da ciò che è successo, perché i video sono cambiati da dopo la malattia, ma secondo me sarebbero cambiati comunque, perché si cambia e perché si cresce o perché sto invecchiando, e di mettermi davanti alla telecamera a fare la pagliaccetta in senso buono non fa più parte di me, non mi va più. Ma a parte questo, io sono Erika, ho quasi 44 anni, mi leva per i 48, siamo in due e anche noi viviamo con uno solo stipendio, abbiamo un mutuo e in più abbiamo un affitto, il mutuo della casa in Piemonte, che avete intravisto qualche volta, che è sempre lì in costruzione, mattone su mattone. È 10 anni che gli stiamo dietro, perché non abbiamo nessuna intenzione di andarci a strozzare. Sto risparmiando molto sulla spesa. Ho iniziato a staccare anche la lavastoviglie. Sto cercando di sprecare meno acqua possibile, recuperando l'acqua, come hai visto prima, quella che ho utilizzato per sciacquare i piatti, che la lascio lì nel lavandino per andare poi a mettere gli altri piatti che laverò il pomeriggio o la sera o dopo cena. Piccole accortezze che voglio testare e vedere se effettivamente fanno e faranno la differenza. Ma quello che voglio dirti oggi in questo video è che un solo stipendio non significa e non deve assolutissimamente, necessariamente significare meno felicità. Mi è capitato di parlare con un'amica. A un certo punto, tenerissima, mi ha detto: ma tesoro, ma ti serve qualcosa? Ti manca qualcosa? Vuoi che ti impresto dei soldi per fare la spesa? No, i soldi per fare la spesa ci sono.
che semplicemente ho voluto portare a zero il frigo e che semplicemente sto provando a vedere cosa e fin dove riesco ad arrivare e quanto questo mi sta facendo andare a risparmiare su quella che è la spesa mensile, le varie spese, le varie utenze mensili, per arrivare poi tra 2 mesi, perché le nostre bollette, credo un po' come tutti, sono bimestrali, e fare un conteggio e vedere e capire se e quanto ho risparmiato. Ma già solo in queste 2 settimane per la spesa noi abbiamo speso 40 euro in 2 settimane. Ad esempio il nostro pranzo e la nostra cena, il pranzo era fatto nuovamente con quello che avevo. Abbiamo fatto pasta e fagioli, avevo ancora quella pancetta di che sarà un mese che era lì in frigo, in scadenza, che ve l'ho fatta vedere più di 2 settimane fa. Quando si parla di andare a comprare le cose solo perché le vediamo che sono in offerta, ma poi in realtà non sappiamo se le mangiamo, ma ci facciamo prendere da quello che il supermercato ci fa comprare. Quindi avevo fatto la pasta e fagioli con le cose che avevo in casa. L'ideale sarebbero stati gli italini, ma ho quintali di spaghetti che sono andata a spezzare. Questa sera abbiamo mangiato con 89 o 98 centesimi, non mi ricordo, ti ho fatto vedere poco fa il prezzo. Abbiamo comprato un porro perché in freezer avevo ancora un sacchetto di zucca, avevo ancora quelle patate che adesso le ho proprio finite perché a metà le ho messe nella vellutata, mi sembra si chiami, perché ho passato, insomma, perché la forza della vellutata è quando c'è il latte o la panna dentro, vabbè, ma poco ci interessa. E l'altra metà sono andata a metterle qua in pentola andando a fare un contorno che ho poi servito con una bistecca di tacchino che era in freezer, che fa sempre parte di quella carne che è in freezer da 3 mesi e che va consumata. Quindi quello che voglio dirti è che non so come fare e non sono la persona più indicata per dare consigli, sono la persona più indicata che può parlare di me stessa, di come faccio e di come mi sto comportando, ma a casa mia, in base alle mie spese, in base ai miei debiti. Ma quello che voglio dirti è che sicuramente non permetto e non permetterò al fatto di dover vivere con un solo stipendio, di togliermi la felicità. Risparmio sulla spesa? Ho risparmiato sulla spesa perché poi mi rende felice andare 2 volte al mese al pranzo fuori. Ok, va bene, risparmio sulla spesa. Ho staccato anche altre lampadine, come vi avevo detto, perché con quei soldi lì vado poi a premiarmi uscendo un sabato o uscendo una domenica con Milena. Ma perché è giustissimo che sia così? Perché parliamo di una persona come voi, come tutti, che si fa un mazzo così tutta la settimana. E lo scopo della vita qual è? Alzarsi per andare a lavorare e poi Per stare a poi casa. tirare la cinghia, per poi arrivare a fine mese. E purtroppo sappiamo che la vita è questa, però sono anche certa del fatto che possiamo fare delle piccole differenze. Era 3 anni che non uscivo, era 3 anni che non ballavo. Ovvio, non siamo andati in un locale o in una super discoteca dove dovevi pagare l'ingresso, non abbiamo fatto neanche la cena fuori, eccetera, eccetera, eccetera. Abbiamo trovato un compromesso e chi ha Instagram si ricorda perfettamente queste immagini. Abbiamo organizzato una pericena con delle amiche dove abbiamo portato delle pizzette, sicuramente il titolare del locale ci è venuto incontro perché è un grandissimo amico di una nostra amica. Ognuno si è pagato la sua consumazione, che sia stato il crodino da 2,50 euro o 3 euro per il bicchiere di vino, chi aveva più soldi ha bevuto di più, chi aveva meno soldi ha bevuto di meno. Tutto sta da come vuoi vedere le cose, o dalla classica frase il bicchiere è mezzo pieno o mezzo vuoto, gli altri si sono permessi la bottiglia, hanno fatto la pericena e poi sono andati a cena. Noi abbiamo solo bevuto, però siamo state in compagnia ed è stata una meravigliosa serata. E tornando a casa ho mangiato delle patate, delle carote, e tornando a casa ho mangiato pane e cipolla. Ma chi se ne frega? Nella vita, tanto ad ogni modo, dobbiamo sempre trovare tutti dei compromessi. E questi sono i Io miei. non permetto
al mio solo stipendio di togliermi la felicità o di essere meno felice. C'è sempre un metodo, trovalo, provalo. Questa volta siamo uscite, ma ci sono delle volte che non usciamo, che andiamo a fare una passeggiata semplicemente in mezzo ai boschi o in mezzo a queste foglie meravigliose dei colori autunnali che piacciono a tutti. Io ti mando un abbraccio grandissimo e ti ringrazio per l'affetto che mi dai, che mi dimostri, per la fiducia. Mi raccomando, copriti. E ricordati che la vita è una cosa meravigliosa. Ricordatelo ogni mattina quando ti svegli e riesci ad alzarti dal tuo letto. Ciao.